Призрачна все, в этом мире бушующем. Parte da Arezzo, dal Teatro Petrarca, il canto di Pupo al secolo Enzo Ghinazzi per la pace. Il cantautore, infatti, sul palco del Teatro Aretino ha eseguito al pianoforte la canzone russa C'è solo un momento, accompagnato da tre musicisti, violino, contrabbasso e chitarra, e un ensemble di coriste. Il video si chiude con la scritta in italiano, russo e ucraino: ci sono musiche e parole capaci di far miracoli, di unire e riunire le genti, dopo che l'artista aveva mostrato foto di Kiev e Mosca, un modo dunque per riaffermare l'importanza della pace e della fratellanza tra i popoli. Ma questa iniziativa ha fatto finire di nuovo Pupo al centro delle polemiche. Il video infatti è stato postato sul profilo Instagram del Centro Culturale Russo a Roma, che ha definito la performance del cantante come un'azione in sostegno della cultura russa, un post che poi ha ricevuto centinaia di like e che sarebbe stato rilanciato da numerosi profili russi su varie piattaforme social, alimentando anche commenti con un forte spirito nazionalista. Questa esibizione sarebbe parte di un progetto ben più ampio che sarà comunicato più avanti dallo stesso Pupo, con il quale il cantautore di Ponticino vuol mandare un messaggio di pace tra il popolo russo e quello ucraino attraverso la musica. Nazivaria saggist, nazivaria saggist, nazivaria saggist, nazivaria saggist.